Ivano, la trasmissione sta per finire. Che cosa vuoi aggiungere a Casarano? Ci hai detto già tante cose belle, quindi questa vicinanza dei giovani, una giunta molto giovane, eccetera. Il tuo sogno, ecco. Il mio sogno è far diventare Casarano una città sostenibile. E quando dico sostenibile non lo dico solo da un punto di vista ambientale, dove c'è bisogno da un punto di vista ambientale che ognuno sia cosciente di quello che non è mio e di tutti e quindi anche mio. Ma soprattutto sostenibile vuol dire creare un'economia sostenibile, creare una cultura sostenibile. Una cultura equo e solidale, dove ci sia rispetto per l'altro, dove sia di un livello sociale e culturale alto. E per fare questo voglio caratterizzare Casarano che sia una città che è improntata sulla contemporaneità. Ed ecco perché stiamo sposando moltissimo i programmi di residenza, dove ci stanno le residenze per esempio per artisti che interagiscono con gli artisti locali, proprio per innalzare il livello qualitativo, così come voglio far sposare l'arte contemporanea e l'urbanistica e fare laboratorio creativo attraverso tecnici di fama internazionale e tecnici locali. Cioè, paradossalmente, se noi riusciamo ad innalzare il livello sociale, avremo anche innalzato il livello economico di una città e viceversa. Non si può pensare di innalzare solo il livello economico senza pensare al livello sociale. Se uno pensa che la città con il più alto reddito pro capite qualche anno fa era rappresentato da Gela. Dove io vi invito ad andare a Gela. Lì si capisce come ci sia stato solo ed esclusivamente un innalzamento del livello economico, perché gli aiuti pubblici hanno portato le grandi industrie a investire in quel territorio dove ci sta in una famiglia media il papà e probabilmente anche la mamma che lavora in queste grandi industrie, dove ci sta il figlio che finita la terza media va a lavorare nell'industria. Ecco, lì si è pensato solo a un livello economico, ma non si è pensato ad innalzare il livello sociale e culturale della società. Quindi sposare la contemporaneità, far diventare Casarano una città contemporanea, vuol dire far innalzare di pari passo la condizione economica e la condizione sociale e culturale di una città, facendola diventare non una città del Sud Salento, ma come facente parte del Salento all'interno del Sud d'Europa.